e uno è capace di chiudersi 5 minuti in una stanza e venire fuori con un pezzo della Madonna. Lei arriva con un'idea grezza, quindi con magari con un pezzo suonato solo col piano o con un arrangiamento minimale fatto col computer. Però è una che comunque ha in testa il brano come dovrà essere alla fine. Però devo dire, il risultato finale è sempre ottimo. Tra l'altro io ho fatto un percorso un po' anomalo, perché ho sentito prima i pezzi suonati in sala da me e poi dopo ho sentito il disco. Sentivo proprio un certo tipo di energia che poi ho ritrovato anche nei dischi. E quando te scrivi le canzoni ti svuoti. Invece quando canti con la gente ti riempi, perché ti danno, cioè il pubblico, la gente ti ridà l'energia che hai speso quando praticamente hai tirato fuori questa cosa. È la cosa ottimale, scrivere e poi buttarsi in mezzo alla gente e vedere le reazioni. Io non ho mai fatto cover nella mia vita. Mi sono sempre lanciata con le mie canzoni e quindi ho cantato anche davanti a pochissima gente come davanti a tantissima gente, però il senso è sempre quello, cioè l'energia che devi dare, ricevere, è quella, una magia particolare, bellissimo fare concerti e poi mi diverto con loro, ormai ci si fa anche gli scherzi, no? È bello, ve lo dico, è bello.